un bel talento in questo caso, perché è il primo marchigiano che ha ricevuto il Davide Donatello, quindi veramente è un momento storico. L'edizione del Davide Donatello segnala la qualità della nostra produzione cinematografica, è il primo premio nazionale avere un marchigiano, Mirko Paolini, che ha conseguito poi in un settore particolare, quello degli effetti speciali, no? Il premio, insieme a altri certamente, ma c'è anche lui, significa che i giovani marchigiani si fanno valere e che quindi le radici producono sempre dei buoni frutti. Cosa ha significato per lei essere, far parte del team che ha vinto il David Donatello per gli effetti visivi? Indescrivibile a parole, perché è stata una soddisfazione grandissima, e soprattutto il momento in cui è stato annunciato il vincitore. Ma come spesso mi piace dire, l'emozione è durante il percorso della realizzazione, non solo l'obiettivo, perché quando fai una cosa che ti appassiona, lungo tutto il percorso ogni giorno si hanno nuove sfide, nuovi obiettivi, e sei continuamente in competizione con te stesso, e quindi c'è un piccolo tassello di emozione giorno dopo giorno che va a sfociare poi in una vittoria o meno, ma quando vedi sul grande schermo qualcosa che funziona di tuo, insomma, è impagabile.